Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni insieme a Francesco per la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Ecco qua, siamo tutti e due qui presenti, io e Francesco stavolta, e non capiterà spesso, visto che qualche volta dovrò saltare e sarà anche qualche volta abbastanza periodico. Francesco, cosa possiamo dire dell'equinozio di primavera? Che c'è stato sabato, che è avvenuto l'equinozio, abbiamo celebrato quello che è il rito della nascita, abbiamo celebrato l'uscita di Persefone dall'Ade, abbiamo celebrato il rinascere della natura, abbiamo celebrato la vita e la nascita della conoscenza, la nascita di qualunque cosa. Francesco, c'è qualcos'altro da aggiungere? Questi rituali sono importanti, diciamo che prosegue il programma e il calendario che ci siamo dati, e anche questo rituale per me è riuscito e ha avuto parecchia efficacia, nel senso che è stato un rituale che, a parte un po' il tempo e la temperatura che non ci ha permesso di avere delle temperature ambientali molto alte, il fuoco è stato un fuoco veramente gigantesco e bello, ha fatto veramente un grande calore, è stato veramente un bello spettacolo e come sempre è riuscito. Io saluto le persone che vi hanno partecipato e ricordo appunto che questi riti, a parte appunto la parte cerimoniale, diciamo così, che noi abbiamo codificato, che Claudio ha codificato, che ha inserito e che ha dato così la lettura dei vari inni, c'è sempre una parte in cui c'è la massima libertà, in cui le persone possono utilizzare lo spazio per i loro rituali, per le varie cose. Perciò ogni anno, e sarà appunto appuntamento adesso, a giugno, con il sostegno d'estate, chi vorrà appunto partecipare a questa possibilità ce l'avrà. Dispiace che non sia riuscito a organizzare le cose, perché proprio in contemporanea con il nostro, alcune amiche di Tiene ne hanno organizzato uno a Tiene. Non ho fatto tempo a contattarle perché quasi volevo, come avevo quasi intenzione di chiederle di intervenire, ma impegni vari mi hanno impedito di sentirle, di invitarle in trasmissione. Casomai vedremo di rimediare quanto prima. Però il fatto che nel Veneto, a distanza di pochi chilometri, si riesca a organizzare due rituali pubblici, perché anche questo rituale è stato annunciato pubblicamente, non è stato fatto in maniera privata, riservata ed esclusiva, e tra l'altro è stato fatto anche in un luogo pubblico, è significativo che nel Veneto i pagani riescono in contemporanea a organizzare due riti, tra l'altro riti annunciati pubblici, perché chi ha organizzato appunto il rituale di Tiene ha fatto un annuncio su un blog appunto che informa, che è aperto a tutti, e speriamo che l'anno prossimo o il prossimo solstizio d'estate ce ne siano più riti, e che indica che il paganesimo appunto si sta espandendo in maniera molto molto forte, e soprattutto perché è importante che ci siano le realtà pagane, perché quando io sento parlare sempre di integralismo islamico, ma io penso che ci sia un integralismo cristiano di cui daremo notizia, che nessuno ne ha parlato, a parte il Gazzettino ne ha dato un accenno, che già i cattolici italiani, i cristiani, la Chiesa Cattolica sta cominciando le crociate. E comunque ne parleremo. Se vuoi, comunque ricordiamo gli appuntamenti. Allora, adesso io non ho il calendario di aprile sotto mano. Comunque il 6 è il Venerdì Santo. Venerdì Santo c'è la cena del Musso. E di conseguenza tutti quanti quelli che vogliono partecipare a questa cena sanno che è una cosa avanzata sul goliardico e libera, in memoria del nostro amico Bruno. Giovedì prossimo vi farò ascoltare la famosa canzone ormai storica Comandante Bruno, proprio perché siamo alla vigilia di questo fatto. Ricordo che poi facciamo i calcoli, l'11 giovedì 11 c'è il mutto a Montecrotto Terme, il Pub Bimbo, quindi Aureliana, e sabato 14 alle ore 21 a Saonara all'Auditorium c'è la presentazione del libro Il Cappello dei Masi, dedicato agli antichi veneti, e è stato inserito anche come relatore l'amico Silvano Lorenzoni, appunto, che parlerà degli antichi veneti nel periodo preromano. Poi ci verrà fuori un mini convegno o una mini presentazione proprio sugli antichi veneti, perché anche il Cappello dei Masi si riferisce a un ritrovamento archeologico lutopeano di un cappello particolare su cui l'autore del libro, appunto, Cappello dei Magi, va a sviluppare varie teorie e spiegare cosa rappresenta questo. E di conseguenza anche sabato 14 c'è appunto la possibilità, grazie all'amico Ettore Ruzza e la sua associazione Mata Ciancia, di avere un nuovo convegno che parla degli antichi eventi. Perciò, come vedete, già il calendario di aprile, e poi ricordiamo appunto
il 21 di aprile la fondazione di Roma, che è un calendario da ricordare. Non so se ci sarà tempo, possibilità per organizzare qualcosa per la fondazione di Roma, però già tre appuntamenti, tre impegni sono abbastanza corposi già per lo stesso mese di aprile. Bene? Bene. Parliamo della guerra di religione? Beh, io comincerei su un argomento più generale, sì? Sempre in relazione fra Chiesa Cattolica e Stato Italiano. Tanto per introdurre questo, il Vaticano ha lanciato un appello perché la Pontificia Accademia per la Vita e invita medici, politici e giudici cattolici all'obiezione di coscienza in relazione alle leggi dello Stato. C'è stata una prima risposta da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, che ha dichiarato: il Consiglio Superiore della nelle sentenze, le toghe rispondono solo alla Costituzione, cioè rispondono solo alle leggi dello Stato. Ed è l'inizio, questo è un articolo che appare sulla Repubblica del 22 marzo 2007 ed è chiaramente un centro importante, cioè un momento importante dello scontro che sta avvenendo in questo paese fra Chiesa Cattolica e società civile. Da un lato la società civile, che è emanazione della Costituzione della Repubblica e che è una società fondamentalmente democratica, si trova ad aver sempre covato in seno, diciamo, questa serpe della monarchia assoluta, cioè dei principi della monarchia assoluta, che vengono spacciati come una dose di eroina ad opera della Chiesa Cattolica per impedire che la Costituzione della Repubblica sia attuata e sia compiuta. Naturalmente ogni volta che si legifera in favore della persona, in favore del primato della persona e dei diritti costituzionali a cui la persona può usare per affermare se stessa nella società, immediatamente il nemico feroce che si trova davanti la singola persona è la Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica che deve privare le persone del loro essere dei soggetti di diritto per trasformarli in oggetti di possesso del Dio padrone, in persone sottomesse, persone obbedienti, persone che accettano la verità. Mi sembra che Ratzinger l'abbia detto ieri in modo molto chiaro questo, cioè tutti quei cristiani che hanno delle idee sulla verità assoluta, perché poi non dimentichiamoci che Ratzinger, quando dice bisogna combattere il relativismo, lo dice per applicare la verità assoluta, perché l'opposto del relativismo è l'assolutismo. Per cui Ratzinger ieri ha detto a tutti i cristiani: voi le vostre idee sul cristianesimo, su Cristo, sul paradiso, sull'inferno, sulla vita, ve le dovete pigliare e buttarle via, perché voi dovete essere obbedienti a quello che vi dicono i vescovi. E questo l'ha detto ieri Ratzinger, c'era su Televideo, probabilmente troverete qualche articolo sul giornale Oggi. Vai Francesco, sì, non c'era ancora purtroppo ce ne sarà da parlare a bizzeffe. Purtroppo sì, perché mi sa che sta aumentando lo scontro, Francesco. Sì, perché se voi vi prendete ad esempio soltanto il Corriere della Sera di oggi, si potrebbe fare, non dico, non solo l'ora e mezza nostra, ma tutto il pomeriggio, di parlare solo delle prime 10 pagine che hanno a che fare con la religione. Mi sono accorto anch'io negli ultimi due giorni, c'è stato un carico di notizie non indifferente. Ma parliamo, cioè, forse di Dico era un invito, cioè nel senso a dire, vabbè, si manda avanti il solito marionette a fare. Ma noi diciamo appunto che i cristiani sono monoteisti e non hanno differenza con il discorso degli islamici. Cos'è successo? Andiamo a Vittorio Veneto. La brava diocesi di Vittorio Veneto, molto prodiga anche nel sostenere iniziative come il GRIS di Beppe Bisetto e Company, ha fatto ricorso al TAR contro una scuola. Allora, vi do il titolo del gazzettino di oggi, che fa una pagina: tra la diocesi e il liceo scoppia la guerra di religione. L'ufficio scolastico ecclesiastico di Vittorio Veneto ha presentato un ricorso al TAR denunciando scelte discriminanti operate al Marconi di Conegliano. La Curia contesta la decisione del Consiglio d'Istituto di collocare l'ora di religione all'inizio o alla fine delle lezioni. Sì. Cioè, allora, chiariamoci una cosetta, adesso lo interrompo io, Francesco. Sì, sì, sì.
questa denuncia fatta dal vescovo Altar in realtà dice: se noi non obblighiamo con la violenza i ragazzi a sottomettersi al nostro Dio assassino, i ragazzi non si sottomettono con la violenza al nostro Dio assassino. Cioè, nessuno si sottomette al nostro Dio se non con la violenza. Questo è ciò che dice la Curia. Ma allora, non siamo di fronte a una discriminazione, a un trattamento diverso? Si parla molto di autonomia dell'istituto scolastico, si parla molto di indipendenza delle strutture collegiali. Lì, in una scuola, si parla di federalismo, di decentramento, di tutte queste cose. Si dice che devono essere autonomi anche per i finanziamenti degli istituti scolastici, e mi sembra giusto che un istituto scolastico organizzi il suo orario di religione. Cosa dovrebbe dire, ad esempio, un insegnante che ha lo stesso orario? Cioè, nel senso, perché la religione deve diventare un elemento più importante? Comunque, pensate che una curia, non un politico, non un servo del Vaticano, ma la curia è intervenuta soltanto perché questo motivo, perché la scuola ha scelto questo. E qual è la preoccupazione? Dice il Gazzettino: l'autorità religiosa teme che così i giovani considerano la disciplina di secondaria importanza e quindi non la seguano. Di terza importanza, effettivamente. Sì, beh, non è, padre, che appunto non ha nessuna importanza, cioè nel senso che la religione cattolica meno se ne fa, meno si insegna, meno si impone soprattutto ai ragazzi, perché logicamente, perché dice che non porta nessuna educazione, tenendo conto che poi sarebbe da discutere, come ha denunciato la CGIL Scuola, della qualità, delle capacità intellettive dei insegnanti di religioni. Comunque, la curia, di fronte al fatto che c'è l'insegnamento di religione e che nessuno lo vieta, che sarebbe anche giusto vietarlo nelle scuole perché sarebbe un qualcosa di negativo per la salute, sarebbe stato meglio che tanti garanti, invece di preoccuparsi del porno in televisione, si fossero occupati dell'insegnamento di religione, che sicuramente fa più danno dal punto di vista della formazione nei ragazzi. Ti ricordo sempre che nella zona c'è una percentuale di suicidi fra i ragazzi che è altissima, e i suicidi fra i ragazzi sono dovuti proprio all'attività delle parrocchie, all'attività dei preti cattolici. Sì, ecco, allora di conseguenza, di fronte a questo, cosa si impegna la curia di Conegliano? Sì, cioè quella di Vittorio Veneto, in realtà, perché dipende da quella diocesi, fa contro l'istituto ricorrendo al TAR. Cioè, arriviamo all'obbligo che la Chiesa Cattolica possa disporre dell'autorità della scuola e di imporre alla scuola di fare la religione quando piace. Cioè, nel senso che neanche più un preside, un consiglio d'istituto, può decidere sul come organizzare l'insegnamento. Fra poco si stabilirà, di questo passo arriveremo come negli Stati Uniti, perché se si comincia a dire la Chiesa ha diritto, i cristiani hanno diritto di imporre l'orario di religione, e quando nelle altre materie si comincerà a insegnare che non esiste un Dio creatore, cosa farà la Curia? Cosa farà il Vaticano? Chiederà a qualche tribunale di vietare questo insegnamento perché va contro i principi della Chiesa? Quando qualcuno ricorderà che Giordano Bruno è stato bruciato a rogo, si dirà no perché è offensivo per il sentimento dei cattolici? Quando qualcuno dirà che la terra non è piatta, o quando dirà che qualcuno, che Galileo è stato processato e torturato? No, perché questo qua cos'è, discriminante per i cattolici? Ma guarda che la cosa, questo episodio di Conegliano lo possiamo tranquillamente allacciare con una follia, addirittura una roba da fuori di testa. Cioè, c'è questo imbecille di vescovo di Venezia, no? È Scola, il quale addirittura si permette di offendere l'Unione Europea. Cioè, principi etici, Scola bacchetta l'Unione Europea, dal Gazzettino del 12 marzo 2007. L'Unione Europea rispetti il matrimonio, la famiglia e la vita. Veramente sarebbe questo imbecille di Scola che dovrebbe rispettare le persone civili e non offendere la Costituzione della Repubblica. Perché offendere la Costituzione della Repubblica è effettivamente un'offesa alla società civile. È Scola che deve rispettare le persone, è Scola che deve avere rispetto per le leggi dello Stato, è Scola che deve avere rispetto per la Costituzione, ed è vergognoso che un adoratore del macellaio di Sodoma e Gomorra, del pazzo di Nazareth, tenti di imporre il macellaio di Sodoma e Gomorra, il pazzo di Nazareth, sulla Costituzione della Repubblica, sulla Costituzione Europea e sull'Europa. È veramente di una volgarità infame. Cioè, non ho neanche parole per dire quanto sia squallido. Sì, no, ma se voi pensate a un'altra cosa,
perché ormai i giornali sembrano riempiti di vescovi, sembra sì, infatti è una cosa impressionante, sono veramente allibito di sta roba. Cioè, se all'inizio era idico, no? Cioè, inizialmente sembrava che questa posizione su idico, in realtà tutto sommato idico sono un'esigenza dello Stato, no? Cioè lo Stato che deve ha una realtà, c'è cioè una realtà sociale che deve regolamentare. Per cui non è neanche la gente che chiede i dico, è un'esigenza dello Stato che poi glielo faccia pagare alla gente, quello è un altro discorso. Per cui non è lo Stato, cioè è lo Stato che ha questa esigenza. Il problema grosso è che la Chiesa Cattolica vuole stuprare le persone, sì, cioè vuole alzare i roghi, vuole distruggere la moralità delle persone, vuole impedire che le persone vedano e facciano sesso. Vuole impedire l'espressione delle più elementari norme etiche e morali delle persone. Cioè, veramente non ho parole. Sì, beh, diamo un esempio dell'inflazione e poi di un'affermazione che va in questo senso. Pagina 2 del Corriere della Sera di oggi, pagina 2, presenza due foto di cardinali e vescovi e due foto di papi. Ma c'è una dichiarazione che è molto simpatica, che è dell'arcivescovo di Torino. Arcivescovo di Torino che come i predecessori hanno sempre la mania di nominarli esorcisti e così via, e Politto a gay e conviventi, a parte di questo, vi rispettiamo, voi capiteci, chiuse virgolette, cioè nel senso che sì, loro hanno questo di rispetto, poi sarebbe stabile cosa questo rispetto per loro, ma gli altri devono capire le loro... Cioè, gli altri devono capire che loro li bruciano vivi, sì, che loro li offendono, voi, che loro offendono la civiltà, cioè le leggi civili. Cioè, questo comprende. Quando, cosa dice chiaramente conviventi alle coppie di fatto? Perché quel titolo dice chiaramente a gay e conviventi. Vi rispettiamo, voi capite. Cioè, sì, nel senso di dire, noi è la nostra natura quella di creare l'inquisizione. Sì, stuprare bambini è la nostra natura, dicono i vescovi. I preti cattolici stuprano bambini perché gliel'ha insegnato il pazzo di Nazareth. Cioè, sì. Allora. E di in questa direzione significa chiaramente che le persone devono sempre sottomettersi, devono accettare qualsiasi cosa. Ce n'è un'altra dichiarazione di un politico che dice: alle parole della Chiesa i fedeli obbediscono. E questo è un politico che è eletto in Parlamento italiano, in parte di maggioranza. Ma rendiamoci conto dove si va di questo passo, cioè nel senso che un politico non dice io appartengo alla classe politica, rappresento i cittadini. No, se arriva un veto, arriva qualcosa, dice che i fedeli devono obbedire. Ma mi sembra che uno Stato, una civiltà, sia formata da persone, individui, da cittadini, non certo da devoti o da fedeli. E il fatto stesso, appunto, che si dia la preminenza non tanto al cittadino o all'individuo o alla persona o all'uomo, ma il fatto che sia fedele, cioè che sia un cane fedele, che obbedisca, questo implica non avere nessuna possibilità di concepire una società in cui le persone possono vivere ed essere libere, perché di fronte a qualsiasi cosa facciano devono obbedire a un altro potere. E allora questo qui rientriamo sempre in qualcosa di veramente grave. E soprattutto quando Bertone dice, e prendo il titolo dal Corriere della Sera sempre di oggi, cioè rendiamo conto che siamo andati sulla pagina 5 del Corriere della Sera di oggi. Sì, ma no, a uffa qua, non è che... Cioè, Bertone ai parlamentari, mostrate la vostra fede. Mostrate la vostra fede. Io a un politico chiederei qualcosa, chiederei... Sì. No, Francesco, dillo, è che mi sto preparando per fare una mia sparata. Vai, no, dilla pure. No, è questo. Io ho letto qualche parte, la Chiesa dice: considerateci una lobby, col cavolo. La Chiesa Cattolica è un'organizzazione mafiosa che ha delle finalità di disarticolazione dello Stato democratico. Perché una lobby fa pressioni sul politico per avere dei vantaggi. Non ricatta il politico in quanto il politico deve mettere prima della politica i suoi interessi. Questa è la differenza fra la lobby e l'organizzazione mafiosa. La Chiesa Cattolica è un'organizzazione mafiosa. Questo dobbiamo dircelo, vai. Sì, no, sai, e dopo, cioè, la famosa nota della CEI. Pericoloso legalizzare le unioni di fatto, la differenza sessuale è insuperabile.
questi sono fatti miei, che cazzo te ne frega a te delle mie differenze sessuali, io, scusami. Qua si parla della differenza sessuale insuperabile, ma io penso che le persone non devono essere considerate perché sono uomo o donna, cioè dal punto di vista della caratteristica sessuale, ma devono essere considerate come persone, come intelligenza, che devono essere fatte come cittadini. Di conseguenza un cittadino può avere una sua sessualità, che è un fattore suo privato, e come individualità può essere uomo e donna, ha dei diritti verso i cittadini. Il fatto stesso che si dica che basilare la differenza sessuale significa che se c'è una differenza c'è anche un qualcosa che viene da questa sessualità. E quando abbiamo di fronte a loro che predicano l'astinenza, la continenza, e che la cosa basilare della loro religione è la castità, implica che loro non è che hanno una concezione della sessualità, hanno una concezione della privazione della sessualità. Io mi ricordo sempre un sacerdote, un ex sacerdote che uscì dalla Chiesa Cattolica, e scrisse un libro che si chiama La Chiesa Sbagliata. Lui dichiarò, da ex sacerdote insegnante di religione, disse che la sessualità dei cristiani non può interessare un sessuologo, al massimo un veterinario. In questo caso parlava male degli animali, perché logicamente la sessualità di un animale è decisamente, dal punto di vista qualitativo, della capacità e della condizione del sesso, superiore a quella che erano i monoteisti. Eppure siamo di fronte qui a gente che reputa fondamentale privare le persone della sessualità di non fare questo. Ma che poi questo discorso della sessualità e delle differenze sessuali sia a livello mondiale, perché allora, questa prendiamo la notizia dalla pagina 5 del Corriere della Sera di oggi, giovedì 29 marzo. Andiamo a pagina 15 della Repubblica, sempre di giovedì 29 marzo. Cosa dice? Sapete che negli Stati Uniti Bush appartiene al discorso dei cristiani rinati, che il fondamentalismo cristiano è molto presente negli Stati Uniti, e dicono: democratici e femministe USA, cambiamo la Costituzione. Ma perché vogliono cambiare la Costituzione? Dunque, dice, le associazioni, noi donne siamo ancora discriminate, dicono, ed è vero che sono discriminate. E allora dice, emendamento sull'uguaglianza dei sessi, simbolo delle lotte degli anni 70, ce la faremo. Cosa rispondono un partito cristiano come i repubblicani? Fa, i repubblicani, due punti aperti, una minaccia per la famiglia, è il primo passo verso aborto, matrimoni gay e asili obbligatori, chiuse virgolette. E asili obbligatori. Cioè, non si parla di libertà sessuale, non si parla di gay, no, perché le donne potrebbero chiedere, o le famiglie giustamente potrebbero chiedere gli asili obbligatori, e questo è una minaccia per la famiglia. Questa è riportata testuale, ve la rileggo, i repubblicani americani, un partito ultracristiano, con George Bush cristiano rinato, chiedendo di cambiare la Costituzione in cui si deve essere inserita l'uguaglianza tra i sessi, i repubblicani rispondono, due punti aperte virgolette, una minaccia per la famiglia. Stranamente, guarda, le parole di un signor Ratzinger che sei a Roma con un partito cristiano come quello della Repubblica degli Stati Uniti, con il quale una minaccia per la famiglia è il primo passo verso aborto, matrimoni gay e asili obbligatori. Cioè, allora, tutti noi sanno quanto sia importante che esistano delle strutture di aiuto alla famiglia. Bene, i cristiani americani dicono che gli asili obbligatori possono far male alla fede e alla famiglia. E allora, come sappiamo, c'è l'abitudine di importarle in moda degli Stati Uniti. Non vorrei che poi si arrivasse lentamente fra poco anche in Italia l'abolizione delle scuole, perché l'educazione nelle scuole è troppo laica, insegna che non c'è un Dio creatore e che di conseguenza forse è meglio che i ragazzi facciano solo catechismo. Cioè, si arriva alle famose madrasse, si parla tanto delle madrasse musulmane, ma fra poco avremo in Italia le madrasse cristiane cattoliche. Cioè, è una situazione veramente abnorme, e chi ne pagherà di più di questa situazione saranno chiaramente i cattolici, cioè, o quei cattolici che avevano una certa idea della Chiesa Cattolica. Perché quando viene fuori Bagnasco ancora sulla Repubblica del 24 marzo, i politici cattolici seguono la CEI. I politici cattolici seguono la CEI, non la Costituzione della Repubblica, eppure hanno giurato fedeltà alla Costituzione. E ancora,
dalla Repubblica del lunedì 26 marzo 2007, CEI, il primo monito di Bagnasco, i politici seguono la dottrina, i gay non andremo al Family Day. Cioè praticamente esiste tutta una pressione ferocissima ad opera della Chiesa Cattolica proprio per disarticolare la Costituzione della Repubblica, perché se un politico, anziché seguire quelli che sono i principi costituzionali, segue i principi dottrinali della Chiesa Cattolica, significa disarticolare la Costituzione della Repubblica, significa fare attività di eversione dell'ordine democratico. Cioè siamo in pratica in pieno terrorismo. Questa è la realtà. Certo, si userà, non si userà, probabilmente i cattolici non metteranno le bombe nelle piazze, ma metteranno delle bombe nelle strutture psichiche delle persone. Cioè, chi sarà danneggiato, chi avrà la vita con le pallottole addosso, sarà sparato, saranno le piccole persone, saranno le persone che tutti i giorni avranno delle necessità, dall'aborto, dall'uso dei servizi sociali, dalle esigenze di convivenza. Cioè tutte queste persone si troveranno sparate addosso nella psiche da armi cattoliche, i quali diranno no, o fai quello che voglio io, o tu non hai i diritti. E i politici che si metteranno sull'attenti davanti ai diktat cattolici faranno effettivamente lavoro di eversione dell'ordine democratico, cioè disarticoleranno quelle che sono le istituzioni di questo paese per ricostruire la monarchia assoluta, perché vi ricordo che tutto ciò che la Chiesa Cattolica esalta, cioè l'assolutismo della Chiesa Cattolica in contrapposizione al relativismo, non è altro che la riproposizione dei valori della monarchia assoluta, cioè dei principi della monarchia assoluta. Perché voi sentirete sempre parlare ai cattolici i nostri valori, ma non verranno mai a dirvi quali sono i valori e qual è il reale impatto dei valori nella relazione fra l'uomo e la società. Questo non ve lo diranno, parleranno dei valori, si riempiranno la bocca dei valori, salvo dirvi quali sono i valori e qual è la relazione dialettica fra il singolo individuo e la società a proposito di quei valori. Questo non ve lo diranno mai. Ed è questa l'eversione, il terrorismo, l'odio che i cattolici hanno per la società civile. E purtroppo molti politici si metteranno su attenti, convinti di portare qualche voto a casa. Invece ne perderanno, questo è il guaio. Sì, ma diamo sempre una lettura in parallelo. Allora abbiamo letto appunto di come ci si comporta in Italia e come viene negli Stati Uniti. E sempre dal Corriere della Sera di oggi, guarda com'è strano, si parla appunto della diffusione dell'estremismo religioso in un paese come il Pakistan e si parla appunto che molti hanno protestato perché hanno trovato che la nuova legge di protezione della donna, così indecemente anti-islamica, sia che esclude il reato di adulterio per le vittime di stupro. Cioè nel senso che la follia del monoteismo, sì, una donna che viene stuprata è responsabile di adulterio. Ecco, allora, questo qua è un comportamento appunto che basa sulla sessualità, i comportamenti più assurdi. In Italia siamo arrivati al fatto che si proibisce il porno in televisione, cioè a parte che porno non c'è, sì, però... porno, chiamiamo porno, ma... Sì. Ma la cosa più grave è che c'è una commissione che può stabilire che anche il nudo sicuramente è porno, di conseguenza potrebbe essere multato. Giustamente un autore dice che è un errore, perché cancellare i film perché esiste il porno significa chiaramente entrare in una logica di proibizione. Cioè, se tu dici esiste i film porno, cancelliamo tutti quanti i film. Ma alla fine cos'è che ci vogliono propinare? Una visione appunto monoteistica in tutti quanti i sensi. Cioè, il fatto che i vari garanti o poco garanti delle cose si preoccupano di vietare il porno quando ci sono predicatori, sacerdoti che dicono le cose più incredibili, più assurde, le più folli e le più dannose anche dal punto di vista della salute mentale delle persone. Io penso che se una persona, anche un bambino, vede un film erotico, vede un nudo, non è certo scandalizzato. Ma da dove deriva da questo? Io voglio ricordare che nel recente viaggio, nei vari viaggi fatti in Polonia, tra cui anche quello recente di Ratzinger, la commissione della televisione polacca aveva creato una commissione apposta ad hoc per evitare che si vedessero le gambe alle ballerine. Cioè, non sono paesi islamici, non sono come le studentesse islamiche che in Pakistan vanno a occupare il bordello perché lo trovano scandaloso. Noi siamo arrivati più avanti. Cioè, già aver fatto una morale cattolica che ha cancellato i bordelli, se arriviamo al fatto che si creano le commissioni per evitare che si veda il nudo,
Io lo voglio ricordare che il direttore di una televisione cattolica ha dichiarato, notizia riportata dal Corriere della Sera, che riceve telefonate di protesta quando manda in onda il Rosario e si vedono donne con il ginocchio scoperto. Cioè, l'ha dichiarato nel 2006, non 50 anni fa o 10 anni fa, nel 2006. E lui ha detto che riceve telefonate di protesta da cattolici per il fatto che durante il Rosario si possono vedere delle donne con il ginocchio scoperto. Allora, pensate cosa implica. Questa è una cosa che è importante ripetere, perché può sembrare una banalità e fa ridere. In realtà fa ridere per una persona che ha una visione disincantata. Ma il fatto di dire blocchiamo il porno, in realtà non vogliono bloccare il porno, vogliono cancellare completamente il corpo femminile. Cioè, nel senso che di fronte a un corpo femminile, tutte le persone che non hanno una cultura monoteistica ne apprezzano la bellezza, non certo si scandalizzano. Cioè, se voi vedete un nudo, e io voglio ricordare che ad esempio negli Stati Uniti esiste ancora una legge che le persone che fanno pubblicità usando il corpo femminile nudo rischiano anche la galera. E tenete conto che esiste una commissione specifica, derivata sempre dalla follia del monoteismo moralistica, che stabilisce quale pubblicità di biancheria intima possa passare in televisione. Qui significa che se si fa una commissione, non dico per la scuola, per l'insegnamento, per le grandi opere, per l'inquinamento, ma si crea una commissione che si deve occupare di dire che il nudo televisivo può essere porno, implica che siamo in una situazione di follia e di involuzione culturale molto grave. Perché di fronte a queste cose, il pensare che sia offensivo un corpo nudo o il nudo femminile implica anche chiaramente dare una cattiva educazione anche ai ragazzi. Perché io penso che sia più importante che un ragazzo abbia un buon insegnante, non che la televisione sia piena di preoccuparsi del fatto del nudo. E di questo passo sicuramente la distanza tra il fondamentalismo islamico e quello cristiano sarà sempre più labile, anzi ormai non ce n'è più. E ricordate appunto che dicono hanno fatto qualcosa contro il porno, in realtà l'hanno fatto contro il nudo. E io mi chiedo, ma il nudo è forse scandaloso rispetto alla violenza, rispetto alle porcherie, rispetto alle mostruosità che si vedono nelle televisioni o si vedono sui giornali? Io penso che nessun bambino venga traumatizzato dal vedere una pubblicità con un corpo femminile nudo, ma sicuramente altre cose diventano più gravi. E penso che sia pericoloso pensare di mandare i bambini nelle parrocchie, negli oratori. Sposo mi sia più pericoloso. E allora, ma questo succede perché? Perché una cultura cristiana pervade tutta la cultura ufficiale e si reputa che queste cose non devono essere fatte sparire. Allora, se si fa sparire il nudo dalle televisioni, fra poco avremo anche un bel burka di origine cristiana e cattolica, insomma. E questo dobbiamo concepirlo, perché questo, a piccoli passi si va in questa direzione. Già 1 milione i casi, 3 se si considera chi resta con i genitori magari fino a 35 anni, la ricerca pubblicata in un libro del Mulino. 3 milioni il totale, compreso anche chi vive ancora in famiglia, sono le coppie di fatto che esistono in Italia. Ora, la Chiesa Cattolica può sparare tutte le cazzate che vuole, ma le scelte delle persone sono scelte importanti, sono scelte con le quali le persone organizzano la loro vita. E se lo Stato non mette quei limiti e quei paletti e quei diritti e quei doveri rispetto a queste persone, naturalmente le persone dopo continueranno a scegliere quello che loro vogliono. E comunque la struttura matrimoniale, come è intesa sotto il regime della monarchia assoluta, è destinata a sparire. Ma in tutta Europa è così, cioè in tutti i paesi europei la struttura matrimoniale, come si è ereditata dal regime monarchico, viene sistematicamente cancellata e non può essere diverso. Ecco, allora dicevamo appunto del problema del nudo e della follia che può portare rispetto al corpo il monoteismo. È uscito in DVD, perché sicuramente non ha trovato certo facilità andare nei vari cinema, il film Requiem di Hans Christian Schmidt.
è un film che ha avuto un certo successo all'estero, anche premiato. In Italia non ha avuto una grande circolazione. Di cosa parla Requiem? Dice: Hans Christian Schmidt prende spunto da una storia vera, la morte avvenuta nel 1976 di una studentessa cattolica bavarese denutrita e spossata da decine e decine di esorcismi. Nella sua comunità non potevano accettare che la fede professata durante la adolescenza desse segni di cedimento. Doveva per forza essere opera del demonio da combattere appunto a base di esorcismi. L'autore, dice sempre il recensore, a lui interessa piuttosto raccontare gli ostacoli che una religiosità ridotta e a leggere tutto in termini di tentazione e di prova finisce per esercitare sui giovani. La sceneggiatura e la regia evitano gli schematismi. Il padre della protagonista e il vecchio parroco sono molto meno rigidi della madre e del giovane vicario. E questo appunto dimostra in questo film di un fatto appunto successo nel 1976, 31 anni fa. E pensate appunto che cosa succede, che questa ragazza è morta perché denutrita e distrutta dagli esorcismi. Bene, pensate che però 31 anni, quanti bambini sono nati in quel paese e sono arrivati a questa età con la fantasia, con la follia, con la pazzia di essere stati condizionati in questa maniera. Quelli che non sono morti certamente porteranno nelle loro psiche le piaghe di questo coso, di questa maniera di essere. Alcuni sicuramente finiranno una brutta fine, ma altri diventeranno i nuovi inquisitori. Allora, se volete vedere come potremo ritrovarci, un fatto successo nel 76, e in DVD si chiama Requiem il film, e cercheremo di rintracciarlo perché nel cinema non ha avuto certo grande spazio, non ha avuto grande possibilità. Certamente i tanti sale parrocchiali non sono preoccupati di inserirlo nella loro programmazione. Una ragazza comunque morta per gli esorcismi, i patimenti derivati dalla sua comunità religiosa. Qualche anno fa ne abbiamo anche avuti qui a Treviso, insomma, ci ha fatto proprio dei preti cattolici, quelli che vanno a farneticare sull'ora di religione, cioè hanno ammazzato un ragazzo. E non dimentichiamoci neanche la storia, perché non ci dimentichiamo, io ho comunque conservo la rassegna stampa anche di quel fatto, che i giornali locali lanciarono l'allarme della setta satanista per il ragazzo morto, accusando a destra e a manca delle persone, e alla fine, quando invece si è capito che furono gli esorcisti cattolici, i preti cattolici, a spingere il ragazzo ad ammazzare il padre, perché alla fine è il ragazzo che ha ammazzato il padre, tutto questo allarme sparì dai giornali. Però i terroristi che hanno portato alla morte quel ragazzo, hanno spinto quel ragazzo ad ammazzare la morte di quel padre, non sono mai stati perseguiti a norma di legge, ed è questa è molto grave, questa è una macchia infame che ha la magistratura trevigiana per questa azione non fatta, perché spesso la disarticolazione delle istituzioni ad opera dei magistrati avviene per tutte quelle denunce, per tutti quegli episodi che non perseguono la norma di legge, perché non hanno voglia, perché non fingono di non vedere, fingono di non sapere, fingono di non essere informati. Ed è questa una delle cose più gravi che avviene in questa società, cioè il magistrato che non reprime i reati se non quei reati che a lui conviene o che è conveniente per la sua carriera o per qualcos'altro. E purtroppo è una macchia infame ed è sempre un'eredità che abbiamo della monarchia assoluta, cioè quel dovere che la Costituzione impone al magistrato di perseguire ogni reato di cui viene comunque a conoscenza, e deve avere la conoscenza del reato ogni volta che ha la notizia. E non mi si dica che i magistrati non leggono i giornali, per piacere, perché altrimenti vi sputo anche in faccia. Dovrebbe intervenire, dovrebbe cogliere immediatamente dalla notizia giornalistica il reato, e dovrebbero iscriverlo per le indagini. Il fatto stesso che ciò non sia stato fatto, o sia stato fatto con ipotesi di reato assolutamente irrilevanti, dimostra come la magistratura sia inquinata da una mentalità da monarchia assoluta e si ritenga anche lei padrona delle persone e non al servizio della società civile. E questo purtroppo fa parte della mentalità cattolica imposta alle persone, che dopo diventano magistrate e si credono tanti dei anziché delle persone che dovrebbero fare il loro lavoro.
Sì, c'è un altro film che, di cui si parla, che però non ho ancora visto perché è appena uscito, che però dà anche una dimostrazione di come anche le persone che hanno un attimino di attenzione si rendono conto che la religione diventi un problema. Anche se il regista è un cattolico dichiarato, e parlo di Olmi, è uscito il suo film che si chiama appunto 100 chiodi. Questi 100 chiodi, sicuramente qualcuno ha visto il trailer, sono tutti piantati su libri di teologia, ed è uno che decide a un certo punto di mollare la teologia, la ricerca religiosa, e di andare a vivere lontano cercando dei contatti con le persone. Dichiara Olmi: oggi i più prepotenti dichiarano che Dio è con loro. Quanti delitti abbiamo compiuto in nome di Dio? Io sono per la libertà dell'uomo. E dice sempre Olmi nella sua intervista: leggevo dei bambini musulmani la cui madre si è immolata, e la religione cristiana quanti qui si è prodotto cercando il martirio come segno di fede, il martirio appunto delle persone e martirizzare anche gli altri. E c'è una frase ben chiara nel film che dice: fa, le religioni, e noi intendiamo monoteiste, non hanno mai salvato il mondo, e il mondo non è da salvare. Però il fatto che un regista cattolico, dopo tanti anni, dice questo sia il suo ultimo film, e cosa fa questa persona? Questa che è una persona appunto che vive all'interno della follia del monoteismo, dice: prende questi libri, li inchioda e se ne va a vivere da un'altra parte. Ed è un invito che io accolgo e faccio mio, e che invito anche i cattolici: lasciate perdere la ricerca di una verità che non c'è nei libri come la Bibbia, lasciate perdere le figure mostruose e criminali come quelle di Cristo, e andate a cercare un contatto con il mondo, con osservare le cose. Ed è anche possibile che un regista come Olmi, che arriva a 76 anni, sempre dichiarato cattolico, arrivato a 76 anni, dice: questo è il mio ultimo film, e scelga chiaramente di prendere libri di teologia, di inchiodarli, di lasciarli là, di abbandonarli e di cercare una vita altrove. E questo è un buon segnale, che spero che faccia riflettere qualcuno. Bene, Francesco. Io invece salto di palo in frasca. Sì. Il senso di giustizia. Se c'è un pazzo derelitto che la Chiesa Cattolica millanta e usa per costruire ingiustizia, è proprio il pazzo di Nazareth.